Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Federica e nel video di oggi, come avrete letto dal titolo, siamo qui per truccarci in 5 minuti. Ebbene sì, avete letto bene. Oggi voglio realizzare un look completo in 5 minuti con prodotti sotto i 10 euro, quindi video anche low cost con i miei prodotti low cost preferiti. Vi ho chiesto in un sondaggio su Instagram che video avreste voluto vedere, molti di voi mi hanno risposto con un sondaggio a questo video. Quindi eccoci qua. Allora, se sarò in grado di farlo, metterò qui il countdown dei 5 minuti, però comunque se li supero vi assicuro che ho fatto questo trucco centinaia di volte la mattina alle 5 e mezza, quindi so benissimo che più di 5 minuti non ci vogliono. Per cui iniziamo subito. È partito anche il countdown dal telefono e quindi sbrighiamoci. Allora, come fondotinta vado ad utilizzare il Transformist, questo qui di Astra, che io uso nella tonalità numero 02. E allora, questo fondotinta, sapete se avete visto il mio video in cui provo i prodotti... Oddio, già sto a fare un macello. Se avete visto il video in cui provo i prodotti di Astra per la prima volta, saprete che comunque mi è piaciuto tantissimo e la mia opinione su questo fondo è strapositiva. L'unica cosa che mi sento di dirvi e che dovete secondo me stare attenti è che questo fondotinta ossida tantissimo. Cioè, adesso la mia colorazione sembrerà giusta perché una volta sfumato vedrete che sembrerà, diciamo, tutto a posto. Vedete, ecco, già si vede che la mia, cioè sembra proprio la mia colorazione, con il match col collo è perfetto. L'unico problema è che avendolo indossato per molte ore, anche più di 10, 12, 14 ore purtroppo, questo fondotinta a fine giornata era completamente di un altro colore. Cioè, io notavo che comunque su di me era totalmente di un altro colore e anzi ero proprio arancione, cioè di un colore totalmente sbagliato. Quindi fate attenzione, magari prendete, cioè se avete intenzione di comprarlo, perché io ve lo straconsiglio, anche perché è super iper coprente. Cioè, guardate quanto è coprente, in poco tempo mi ha veramente coperto tutte le mie macchie e i brufoletti. Lo uso anche come correttore nell'under eye perché non è assolutamente secco, è idratante al punto giusto e in più è super coprente, per cui va bene anche usato come correttore, infatti si chiama proprio foundation più concealer. E devo dire che mi ci trovo veramente bene, l'unica cosa appunto, come vi ho detto, di fare attenzione quando comprate la colorazione, magari scegliete una un pochino più chiara rispetto al vostro incarnato perché ossida parecchio. Oddio, mancano già 3 minuti e mezzo. No, non ho fatto niente, cioè. Ok, mi sbrigo. Allora, prossimo prodotto che voglio utilizzare è questa palettina qui, sempre di Astra. Questa è la Pink Romance e contour brush e highlight. Purtroppo questa qui non ha lo specchietto, però come vedete ha molte cialde all'interno. Io vado ad usare questa qui più chiara, opaca, come ciglia per fissare un pochino la mia base, soprattutto nei laterali del naso e sotto al contorno occhi. Anche questa mi sembra che costi 5-6 euro, niente di più, e ve la straconsiglio perché è veramente veramente carina. Vado a fissare anche la palpebra, che purtroppo io ho sempre molto oleosa. Poi, altro prodotto che vado a utilizzare è questo qui di I Heart Revolution, che si chiama Bronze and Glow, eccolo qui. Con un pennello due fibre vado a prendere questa parte qui, questo anche lo specchietto, e vado a riscaldare un pochino l'incarnato in questo modo e a fare un po' di contour. Poi sopracciglia vado ad utilizzare la Geisha Brows, questa qui di Astra, che uso nella tonalità non lo so, e anche questa mi piace davvero tanto, ha una mina.
Vabbè, è finito il tempo, però vabbè, mo perché io ho perso tempo a parlarvi di quello che stavo utilizzando, ma in realtà ci metto 5 minuti, fidatevi. Vado leggerissimamente a sistemare i peletti delle mie sopracciglia, proprio in maniera molto leggera, e anche questa matita costa 2 soldi. E anche dietro lo scovolino per pettinare le sopracciglia e sfumare. Vedete già la differenza? Quanto ci ho messo? 20 secondi. E mi piace tantissimo, è veramente una matita precisa, si sfuma bene, dura tutto il giorno perché ho testato anche lei e ve la straconsiglio. Nel caso aveste qualche millesimo di secondo in più, potete anche andare a fissare le sopracciglia. Io uso questo mascara di NYX, che anche questo mi sembra che costi sui 7 euro, una cosa del genere. Vedete, si presenta in questo modo con lo scovolino. Questo qua lo uso da una vita, è anche leggermente colorato e vi fa durare proprio le sopracciglia per tutto il giorno, le tiene in posa veramente bene. Non è di quelli super appiccicoso che vi lascia proprio come se fosse colla, assolutamente no, però è anche leggermente colorato, quindi potete pure evitare la matita e passare direttamente a questo. Poi molto velocemente con un pennellino fluffoso, diciamo, un pennellino da sfumatura, io sto usando l'M513 di Morphe, vado a prendere sempre dalla palette di Astra il colore da bronzer, diciamo, e faccio proprio una leggerissima sfumatura nella piega, proprio giusto per dare più definizione e tridimensionalità all'occhio. Non dobbiamo essere assolutamente precisi, proprio una cosa a tè. Super super easy. Vedete la differenza? È giusto per far sembrare l'occhio un pochino più aperto, un po' più sveglio. Niente di più, proprio non sono per niente precisa. Faccio avanti e indietro col pennello, leggermente movimenti circolari e vado a diffondere il colore solo nella piega. E voilà! Vedete, già sembriamo diverse. A questo punto, secondo me, quando si ha poco tempo, la regola generale, proprio il must, quello che si deve fare è andare di mascara, 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 mascara. Quindi il mio mascara è questo qui, ovvero il Lash Princess, questo qua nella versione verde. Questo mascara costa veramente poco, mi sembra che sta intorno ai 4-5 euro, niente di più. E io lo paragono tranquillamente, un effetto veramente che a me sembra molto simile è rispetto a questo, ovvero il Bad Girl Bang di Benefit, che costa 30 euro, quindi se come me siete fissate con il make-up e volete provare sempre nuove cose, nuovi mascara, nuovo tutto, allora siete giustificati, altrimenti va benissimo questo. E io non vado a piegare le ciglia perché ho appunto fatto la laminazione alle ciglia in casa. Vi lascio qui il video nel caso non l'aveste ancora visto, in cui provo questo kit che ho comprato su Amazon su come fare la laminazione alle ciglia a casa. Infatti, come vedete, cioè, già si vede un pochino che sono abbastanza curve. L'ho fatto più di un mese fa e sono ancora perfette. Mi scrivete sempre in tantissime su Instagram e mi chiedete com'è dopo tanto tempo. Così, perfette. Quindi, scioccata. Vi dico la verità, nella maggior parte dei casi il mascara ultimamente non lo metto mai. Tranne appunto quando faccio i video, magari perché devo mettere le ciglia finte, però l'effetto veramente mi sta piacendo tantissimo di questa laminazione, quindi ve la consiglio, andate a vedere il video. Quindi vado a mettere proprio leggerissimamente una passata di mascara. Lo metto anche nelle ciglia inferiori. Ok, eccoci qua. Queste sono le ciglia con il mascara e devo dire che è veramente un ottimo risultato. A questo punto l'unica cosa che manca sono le labbra e vado ad utilizzare uno degli Hypnotize di Astra, sempre, che è uno dei loro liquid lipstick nella tonalità Lovely Bride numero 11 e mi piacciono tantissimo. La formula di questi rossetti liquidi è assurda, si asciugano subito, guarda da. Ho deciso di applicare comunque un nude perché visto che andiamo di fretta non possiamo essere troppo troppo precisi, quindi lo andiamo a stendere e poi semplicemente con il dito lo andiamo a picchiettare per dare appunto un effetto un po' più naturale, meno definito, in questo modo. E come vedete risultano opachi fin da subito, non seccano assolutamente le labbra anche se li tenete per tante ore, perché l'ho fatto, e quindi rimangono abbastanza idratanti, cioè comunque è un rossetto liquido, quindi è inevitabile dopo un po' di ore magari tenderà a darvi fastidio, però devo dire che regge bene. Dopodiché, se avete un altro po' di tempo da buttare e volete regalarvi una gioia, spruzzatevi il setting spray.
che migliora sempre la vita. Io è una droga, da quando ho iniziato a usare setting spray non posso fare a meno di setting spray. Ok, come vedete il look è finito, è un look fresco da tutti i giorni, da fare veramente in pochissimo tempo, ma con prodotti validi che però hanno un prezzo molto ridotto, cosa che non guasta mai. Quindi per questo video è tutto, ragazzi. Io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questi prodotti, visto che sono prodotti abbastanza famosi, molto usati. Se avete qualcuno di questi prodotti e lo avete provato, scrivetemelo giù nei commenti, così ci confrontiamo insieme. A breve arriverà qui sul canale un altro video con prodotti low cost, quindi non vedo l'ora di farvelo vedere. Nel frattempo, prima di salutarci, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi nessuno dei nuovi video in arrivo. Seguitemi su Instagram, ve lo lascio qui in alto, dove insieme facciamo sondaggi, nelle storie dico di tutto e di più, quindi andatemi a seguire su Instagram. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!